Mentre tornavo a casa da Sydney, dove ho vissuto nell'ultimo anno, mi sono fermato in Thailandia, dove per la prima volta ho visto la povertà vera e ho realizzato di come metà dell'intera popolazione mondiale viva con meno di 1 euro al giorno. Allora ho lanciato la sfida verso me stesso. Riesco a vivere con meno di 1 euro al giorno? Oi Dade, cosa pensi che settimana prossima devo spendere l'equivalente di 2 spritz? È possibile? Muto. Vai a lavorare. Ok, non andrò a lavorare. Oggi è il primo giorno di questa sfida, ho già una fame devastante e devo ancora rifornirmi. Si va a fare la spesa. Non so cosa possa prendere con 1 euro, però abbiamo colazione, pranzo e cena. Non si preannuncia una bella giornata. Ciao mamma, vado e torno. Stiamo andando da Lazzarini, supermercato del mio paese. Vediamo cosa riusciamo a trovare per meno di 1 euro. Ho girato l'intero supermercato e con meno di 1 euro posso permettermi soltanto un pacchetto di Oreo. E se voglio fare 3 pasti, devo trovare un'altra strategia. Penso di aver trovato la soluzione. Grandi quantità equivale a risparmio. Quindi se prendo 500 grammi di pasta e non li mangio, posso usare quei 500 grammi per 5 giorni. Penso che farò così. Primo acquisto, dato che senza pasta non posso vivere, andiamo sulla pasta più economica che ci sia, pasta Migros, 500 grammi di pura qualità. La pasta in bianco non la mangiavo neanche da bambino, quindi devo prendere per forza un condimento. Vado sempre sulla cosa più economica, 59 centesimi, passata consiglio, e la pasta è condita. Ottimo acquisto, aggiungiamo al carrello. Per cena la cosa più conveniente sono queste 10 uova, 2 uova ogni sera e vado avanti per 5 giorni. Dato che siamo ancora bassi con le spese e io senza pan non riesco a mangiare, ho deciso di prendere anche questo bamboletto e lo uso anche in mezzo ai pasti al massimo. Per colazione 1 euro di Oreo tarocchissimi e si vola. Pago e mi mangio la pasta cruda, da quanta fame ho. Andiamo a fare colazione, voilà. 4,85. Ecco lei. Grazie mille. Allora ragazzi, per 4,85 ho preso passata con pasta, che sarà il mio pranzo, pane, uova, la mia cena, e questi biscotti saranno la mia colazione per i 7 giorni. Finalmente si inizia a mangiare questi Oreo che non hanno neanche la confezione scritta in italiano. L'importante è che siano buoni, la confezione non mi dispiace neanche così tanto. Soprattutto spero che siano tanti, dato che per questa settimana mi devono bastare. Oggi però facciamo che ne mangio 4 e spero che mi sazino. Quei 4 biscotti non mi hanno saziato nulla, però sono stato fortunato che erano le 11:30, quindi adesso che è 12:30 è l'ora di fare la pasta. Quindi oggi mi insegno a fare la pasta. Se non sapete farla, vergognatevi. Riempire una pentola con l'acqua e far bollire. Fa scaldare la passata su una pentola. Gettare la pasta e il sale grosso della mamma. Scolare la pasta. Condire la pasta. Mischiare. Impiattare. Allora, questo è il primo pranzo della settimana. 2 fette di pane, perché sono italiano. Pasta al pomodoro e acqua. Quella andrà a finire in frigo e bisogna sopravvivere così per la prima settimana. Per continuare la rubrica di cucina, questa sera si fanno le scramble egg. Alla fine non ho sentito così tanto bisogno di cibo, quindi si cena come se fosse un giorno normale. Pensavo fosse molto più difficile.
Le uova erano buone, ma non mi hanno riempito come la pasta. Ho ancora fame, però il pane mi ha salvato. Ora vado a fare un giro fuori in bici per risparmiare soldi sulla benzina. Ragazzi, la prima giornata è finita. È stata relativamente facile, a parte questa sera dove ero in un bar e ovviamente tutti avevano preso qualcosa, o uno spritz, una Coca-Cola o cose del genere. È arrivato il mio turno, guardavo in giro e per me nulla, grazie. Però vabbè, ho soltanto 2,15 € per arrivare fino a fine settimana e devo ancora fare la spesa per sabato e domenica. Quindi ho guardato gli altri, ho sperato che gli cadesse lo spritz, si sporcassero. Comunque vi auguro a tutti buonanotte e io me ne vado a dormire. Giorno 2, mi sono svegliato troppo presto, ho già una fame devastante, non so come farò a sopravvivere così per questa settimana. Datemi del cibo! Oggi invece si inizia la giornata con 3 biscotti, non 4, 3! Per la mia felicità, dato che sono sveglissimo. Dopo aver mangiato 3 biscotti ed essere tornato a letto per non sentire il richiamo del cibo, si è fatta l'una, quindi si può pranzare. Non sarà buona come la pasta preparata, però chissà che la pasta che ho messo in frigo sia buona uguale. Buon pranzo, amici! Per questa sera si cambia completamente menù, si passa dalle scramble egg alle uova all'occhio. Ormai ho preso ritmo, questa cosa è più facile di quello che credevo. Buonanotte! Buongiorno, oggi è domenica ed è l'ultimo giorno di questa sfida. Mi sono ancora rimasti 2,15 €. Negli ultimi 5 giorni ho seguito la solita dieta, pasta a pranzo e uova la sera. Mentre ieri a pranzo ho mangiato da amici e la sera ho scambiato servizio per cibo. Ho servito alla sagra della mia parrocchia e in cambio ho avuto la cena. Oggi invece sono obbligato a mangiare con i miei perché mia mamma non approva questa sfida e non approva la mia dieta negli ultimi 5 giorni. Stasera invece scambierò di nuovo servizio per cibo, quindi ho 2,15 € e non so cosa farci. Abbiamo appena finito di pranzare, abbiamo mangiato pomodoro e mozzarella e prosciutto crudo e melone. Ora mi trovo in bagno, farò un checkpoint qui e poi mi butto a letto e guardo una partita dei mondiali. Forza Messico, dai e tricolor! Ora parto per la sagra con il mio bolide, Scarabeo 50, non lo batte nessuno. E lì sono il patataro, cioè colui che frigge le patatine. Dato che sono in ritardo perché sono già alle 7 e ritrovo di solito alle 5:30, non so se riuscirò a farvi vedere come e dove le friggo, anche perché stasera ci sarà il pienone dato che è domenica. Venite alla sagra di San Tommaso, sponsor ufficiale, dovrebbero pagarmi. Vi porto a fare un giro della cucina e poi vado a mangiare. Che cosa avete da dirmi dopo sti 1100 coperti? Vai! Copai! Ise tutti là se butta una bomba! Ise finì! Eccomi qua, ho appena finito di farmi la doccia, sono stanco morto. Stasera abbiamo battuto il record degli ultimi 5 anni, abbiamo servito 1100 coperti. Comunque la settimana è finita, penso di aver vinto la mia sfida, sono riuscito anche a risparmiare 2,15 €. Non so se ho seguito il regolamento, ma comunque mi rimangono 2,15 €. Pensavo fosse molto più difficile vivere con 1 € al giorno, alla fine si è rivelato più semplice del previsto. Da settimana prossima rinizierò a vivere da mantenuto, mangiando con la mia famiglia, risparmiando anche 4,85 €. Cosa dire? C'è una persona che vuole salutarvi prima che finisca il video e io me ne vado a nanna. Domani si rinizia una nuova settimana. Buonanotte!